Per bambini di 4 anni è impossibile formarsi un'idea della morte come qualcosa di definitivo. Vediamo un po'. A quest'età si tende a pensare che la morte sia una condizione temporanea, come il sonno, e che la parola morto serva a indicare qualcosa che non si muove. No, io sono bravo a arrampicarmi. I ragazzi sono sul punto di confrontarsi per la prima volta con la morte. Sanno che esistono esseri animati e cose inanimate, ma qui c'è qualcosa che sfida ogni regola. Guarda, un coniglio. Ma che fa lì così? Dormi. È un cane o un coniglio? Secondo me è un coniglio. Ma è vero? E allora perché non si alza? Ehi, svegliati! Ragazzi, venite! Muoviti! Ma che cos'ha qui? È morto. Ma perché non scappa? Poverino. Bambini, dove siete? Tornate qui. L'idea dell'esistenza è già abbastanza difficile da concepire, ma quella della cessazione dell'esistenza è pressoché inconcepibile. Questi due bambini non si formeranno un'idea della morte come stato permanente e irreversibile finché non avranno almeno 8 o 9 anni. Qui, ti voglio fare una foto. Poi te ne faccio una io, ok? Giulia e Michela hanno 9 anni e sanno qualcosa di ancora più profondo. Anche se gli individui muoiono, la razza umana continua. Certo che me lo ricordo. Stanno preparando una capsula del tempo da seppellire in giardino. Hanno raccolto giocattoli, fotografie e altri ricordi, testimonianze di loro stesse e della loro vita che vogliono lasciare dietro di sé. Sì, dai, mettiamoselo. Per loro questo è solo un gioco, ma dimostra che sono capaci di pensare oltre la loro esistenza personale alle generazioni future. Come gli adulti, possono cominciare a confrontarsi col fatto che la vita e il tempo si estendono all'infinito nel futuro.